legni e me pedi, battito cori, mi scurri in te vini, uluri d'ossuli, che cattu mi fa, come un bergamotto, sapuri mi dà. Né autunno né inverno, solo primavera, un mare di verde, montagne di sabbia, la porta è aperta, da mattina a sera, ti voti e ti giri, è solo calabro. Solo primavera, un mare di verde, montagne di sabbia, la porta è aperta, la mattina sera, ti volti e ti giri, è solo Calabria. Amici di Video Calabria, buon pomeriggio, benvenuti ad un'altra puntata di Sei Calabrese Sei in compagnia di Alvin dei Bechemoro. Allora ragazzi, siamo venuti in alto, circa 600 metri di altezza sull'altopiano Silano per trovare un paesino che affonda le sue radici nel XVIII-XIX secolo. Ma prima di svelarvi il nome di questo paesino, ricordo i contatti per invitarci nel vostro paese e per scriverci. Scrivete a me, Alvin Tripodi, profilo privato su Facebook, oppure nei contatti di www.videocalabria.tv. Signore e signori, ad aspettarci in questo meraviglioso panorama c'è Giovanni. E ciao Giovanni, ad aspettarci qua ci sei tu. Giovanni, chi sei e presenta questo paese? Dove siamo? Allora, io sono Giovanni, sono l'assessore comunale di questo bellissimo paese. Allora, vi ringrazio per aver posato la vostra attenzione su questo paese, che sebben sia giovane, però ha delle meraviglie che adesso andremo a scoprire. I nostri telespettatori sono curiosi, dove ci troviamo? A Cerenzia. Cerenzia, provincia di Crotone. Provincia di Crotone. Allora Giovanni, io sono un tipo curioso che ha sempre voglia di scoprire, andare a vedere delle cose. Io questo paese non lo conosco, quindi tu mi devi dire io dove posso andare a vedere luoghi, tradizioni di Cerenzia. Quindi sei di Cerenzia se... Sei di Cerenzia se... Andremo, allora, possiamo dire di conoscere a Cerenzia, l'antica Cerenzia di cui andiamo veramente fieri perché rappresentano le nostre origini. Sei di Cerenzia se conosci l'antica fornace di cui... E Cerenzia ha conosciuto splendore perché è stata un'economia importante nei tempi. Sei di Cerenzia se andiamo in piazza Municipio e scoprire un bellissimo bassorilievo del maestro Treccani di cui ci ha fatto dono. Sei di Cerenzia se scopriamo questo bellissimo anfiteatro, Piazza Campanella, ispirato a Tommaso Campanella e la sua città ideale. E allora? Sei di Cerenzia se andremo a scoprire allora, la chiesa di San Teodoro con tutte le sue bellezze interne. Allora, mi sa che come inizio non c'è niente male, carissimo assessore, qui geolocalizzati dal centro della piazza di Tommaso Campanella, dedicata a Tommaso Campanella. Tommaso Campanella. Allora, io voglio subito iniziare a scoprire queste bellezze che tu mi hai elencato, ti do del tu. Giovanni, mi stai simpatico, ti do del tu. Ti faccio un'ultima domanda, mi raccomando, non ti far trovare impreparato, rispondi bene guardando in camera. Allora, amici, inizia questa puntata da Cerenzia, però ricordatevi, sei calabrese se... Se calabrese se... Se guardi Video Calabria. Bravo, bravo, ha fatto finta di essere confuso, però mi ha fregato. Cari amici di Video Calabria, mi sono catapultato subito in questo mio primo giorno da Cerentinese Doc. Allora, non puoi non essere un Cerentinese se non conosci la chiesa di San Teodoro, all'interno della quale vengono custodite delle storie molto curiose. E qui, all'interno della chiesa, troviamo il professor Gigliotti. Andiamo a trovare il professore? Andiamo. E benvenuto, professor Gigliotti, come va? Bene, bene. Allora,
Allora, prima di tutto, voi mi avete a dire perché vi chiamano professore? Siete un professore veramente? In pensione. In pensione. Ti do del tu, ti posso dare del tu. Sì. Cosa hai insegnato nella tua vita? Prima ho insegnato alle scuole elementari, poi alle scuole superiori. Che materie? Che materie insegnate? Alle scuole elementari le materie per sapere leggere. In pratica il signor Gigliotti è un tuttologo, quindi abbiamo scelto la persona adatta che ci parli di questa chiesa. Alle scuole superiori poi ho insegnato calcolo, macchine contabili e poi sono passato negli uffici scolastici provinciali. E quindi dagli uffici poi alla chiesa, perché abbiamo scelto la persona adatta a parlarci di questa chiesa di Santo. Allora, ci hanno detto che sei di gerenzia se conosci la chiesa e le storie di Santo. Perché sono così famose? Sì. E la storia di San Teodoro è famosa perché è un martire orientale che viene a trovarsi in Occidente. In Occidente è precisamente nella nostra zona. Noi l'abbiamo preso come patrono perché il culto ci è venuto da... Ci sono due teorie. Una che riguarda i monaci basiliani, che è meno attendibile, e un'altra che riguarda l'esercito bizantino. Ora, i monaci basiliani avrebbero portato il culto di San Teodoro quando Leone III innescò le guerre per quanto riguarda le immagini, ecco, la produzione delle immagini sacre. Però San Teodoro non era un santo di tradizione monastica, ecco. Per cui è flebile questa asserzione. Invece San Teodoro divenne poi il patrono, il protettore dell'esercito bizantino, e nell'anno 885-86, quando Niceforo Foca liberò Santa Saverina e le zone circostanti dai saraceni, e allora che impose anche la religione e la politica di Bisanzio, per cui mise come patrono un santo orientale, e cioè San Teodoro. San Teodoro è esistito 1700 anni fa in una zona dell'impero romano, e precisamente fra la Palestina e l'Egitto. Questa zona si chiama Edom. Un giovane, proprio Teodoro, venne chiamato a fare il servizio di leva nell'esercito romano. Fu trasferito quindi in Libia, dove c'era la legione, terza legione marmarica, ecco, a fare il servizio di leva. E siamo nel mese di ottobre dell'anno 306 e 305 dopo Cristo. Ottobre, novembre, a dicembre tutta la compagnia partì per fare il campo invernale e quindi si trasferì ad Amasea. Ad Amasea fu il mese di gennaio e febbraio. Stette ad Amasea a fare il servizio di leva. Ma in quel periodo Diocleziano, l'imperatore di quel periodo, emanò un editto col quale tutti i soldati dovevano sacrificare gli dèi, in quanto c'era una situazione critica sia politica, sociale che culturale. E quindi, per mantenersi la pace con gli dèi, ordinò che tutti sacrificassero agli dèi. Quando venne il turno di San Teodoro, gli chiesero di fare dei sacrifici per gli dèi, San Teodoro si rifiutò, dicendo che io sono di religione cristiana, io ho fede
nel mio Dio e non posso tradirlo. Cercarono di convincerlo, non ci riuscirono, anzi gli dettero un po' di tempo, ma lui in questo periodo, invece di convincersi al paganesimo, andò e incendiò un tempio pagano. Questo velocizzò la sua morte, perché poi lo presero, lo misero in carcere, lo torturarono e alla fine lo bruciarono. In pratica questa è tutta la cronostoria di San Teodoro. Il professore, esatto. Avete i diari proprio di questo, è stato dettagliatissimo pure con mese e data. Poi c'è un altro fatto. Continua. Allora, prima io la storia di San Teodoro la voglio sapere tutta, quindi salutiamo gli amici dalla chiesa di San Teodoro e poi ci sediamo e me la racconta davanti a una birretta, che ne dice? Va bene. Allora, una domanda gliela faccio io stavolta, vediamo se sa anche questa cosa. Mi raccomando, sei calabrese se... Se guardi Video Calabria. Bravo professore, dicevamo San Teodoro. Allora, San Teodoro è sul Calabria. È sul Calabria. Allora, siamo qui in Piazza Municipio a Cerenzia e mi hanno detto: sei di Cerenzia, se conosci il monumento dedicato alle raccoglitrici d'olive. Io voglio andarlo a chiedere a Salvatore, il presidente della Prologa, e faccio un salto da lui. Ciao Salvatore, come stai? Buongiorno Alvin, buongiorno. Hai visto che bella giornata calda che c'è calda, qui? Calda, abbastanza calda. Abbiamo portato anche il sole, sì. Baci e belli, infatti. Bacia anche. Bacia da noi. Però io non ti bacio, anche no, io, non mi bacio. Se fossi una ragazza ti avrei dato un bacio, però niente. Allora, mi hanno detto, sei di Cerenzia, se conosci il monumento dedicato alle raccoglitrici di olive, che sì, si trova alle nostre spalle. Sì, è un'opera d'arte fatta dall'artista Treccani, che è venuto a mancare da qualche decennio. È un'opera appunto dedicata alle raccoglitrici di olive, perché la nostra popolazione cerenzia è ricca anche di piantagioni di olive. Quindi qua è un mestiere, comunque un qualcosa a cui ci si dedica, sì, molto frequentemente. Sì, si ci dedica, anche se dobbiamo dire la verità, da qualche anno a questa parte non abbiamo una raccolta, perché la piantagione è colpita appunto da una malattia che dicono che è dovuta a un insetto, però non c'è un'eccessiva produzione. Speriamo che questa cosa si risolva. E che vada tutto liscio come l'olio. Liscio come l'olio, questa, sì. Allora io ti faccio una domanda adesso, presidente della Prologo, rispondimi bene. Guarda detto in camera, anzi, vuoi salutare qualcuno? No, non saluto. Non salutiamo nessuno. Sei calabrese, se? Guardi Video Calabria. Bravo. Senti un po', io da chi posso andare a scoprire altre cose? Da chi mi puoi mandare? Dall'architetto Lopetrone, Antonello Lopetrone. Dove lo posso trovare? E lo troviamo vicino al comune. Lo trovo qua? Sì, allora lo aspetto qui in Piazza Municipio. Vado all'architetto Antonello. Antonello, vado, faccio un altro salto all'architetto. Antonello, ciao Antonello. Ciao, come stai? Abbiamo disturbato al lavoro? Ma assolutamente, scusa, no, è un piacere avervi. Ma magari dentro l'ufficio avevi quel bel termosifone al calduccio e noi ti abbiamo... Per voi vale la pena di prendere un grazie po' di freddo. Grazie mille. Allora, fra i sé che ci hanno detto quest'oggi, e ci hanno detto: sei di Cerenzia se conosci la piazza dedicata a Tommaso Campanella, sei di Cerenzia se conosci Cerenzia Vecchia. Io voglio che tu mi parli di Cerenzia Vecchia. Ti parlo di Cerenzia Vecchia, però prima ti devo puntualizzare una cosa. Noi qui abbiamo delle opere d'arte bellissime. Quella che ancora non hai citato è il Sole di Campanella, del maestro Mimmo Rotella, che è un'opera come quella di Treccani di un'enorme importanza che abbiamo in questo paese e che ci dà lustro, insomma. In pratica impreziosisce quella che già è una piazza molto preziosa in quanto dedicata a Tommaso Campanella. Assolutamente. Per quanto riguarda Cerenzia Vecchio, devo dire che Cerenzia Vecchio è una ricchezza enorme che abbiamo. È un sito medievale che ha origini magno-greche e che nessuno conosce. Anche nella nostra provincia è misconosciuto. Qualcosa si sta muovendo, perché anche un paio di settimane fa c'è stato il CAI di Cosenza, no? Il club alpino italiano, a fare una visita guidata con grandissima soddisfazione nostra e loro. E ogni volta che viene qualcuno in questo sito, Alvin, ti devo dire che vedo nei loro occhi la meraviglia per questo posto, che vale veramente la pena di vedere. È un sito magnifico,
fatto da ruderi, da scavi archeologici, da memorie che ormai si stanno perdendo e di cui noi siamo fieri e stiamo operando insieme alle varie amministrazioni che si succedono perché possa avere una giusta valorizzazione. È sempre bello ripartire dall'antichità, dalle radici. Quindi ragazzi, se venite da queste parti in provincia di Crotone, passate da Cerenzia, ma soprattutto da Cerenzia Vecchio. Assolutamente. Allora, vale la pena. Posso fare una domanda, Antonello? Certo. Sei calabrese, se? Vedi Video Calabria. Mamma mia. Sai che mi stai simpatico? Fammi vedere il termosifone in ufficio, fammi vedere. Andiamo. Fa freddino, andiamo. Carissimi amici di Video Calabria, sono sempre a Cerenzia, in questa piazza dove c'è tantissima gente e andiamo a scoprire altri posti, altri amici, un'amica. Allora, ciao, come ti chiami? Antonella Audio. Antonella, tu sei di Cerenzia? Sì. Ah, sì, Cerenzia, sì? Sì, mi sono di Cerenzia, sì. Sei di Cerenzia, sì? Sì. Sei di Cerenzia, sei di Cerenzia, sì. Non è che sei, quindi sei di Cerenzia? Sì. Dove posso andare? Dove mi mandi? Allora, potete andare a Panificio Brunetti, e potete andare anche da Mille Idee, che avrà, vi fa scoprire tante creazioni. E dove? Dove? Indicami. Dove? Ida o Ida? Allora, il Panificio Brunetti si trova vicino alla CRAI. Antonella si trova... Di là, indicami, sì, di là. Pozzi Ridda. Sì. Pozzi Ridda. Allora, grazie, Antonella hai detto. Sì. Antonella, sei di Gerenzia. Sì. Sei di Gerenzia, sì. Sì. Sei di Gerenzia. Okay. Vado al Panificio. Oh, salve, ciao, ciao. Sto cercando Giacomo Brunetti, il panettiere. In questo momento non c'è Giacomo Brunetti. Andate a fare la recita con i bambini della sede di Cerenzia. Andate alla recita del panettiere. Vado, lo trovo là. Vado, andiamo a trovare il panettiere alla scuola. Giacomino. E sono venuto al panificio e tu non c'eri. Ma purtroppo da Babbo Natale trovi. Perché oggi è stata la recita dei bambini e sono venuto qua a scuola a gioire con loro. E senti, Babbo Natale, fammi un regalo senza letterina, fammi parlare con la responsabile. Subito della... vi accompagno. Accompagnami. Mena, lei? Sì. Ciao Mena, come stai? Bene, buon grazie. Natale. Buon Natale pure a lei. Allora, cosa avete fatto di bello oggi? Allora, come ogni anno nel nostro istituto comprensivo, questo periodo natalizio facciamo delle recite inerente a Natale, alla nascita di Gesù Bambino, con canti, poesie e rappresentazione pure, nient'altro. Ma i bimbi sono bravi. Sono bravissimi. Quindi io posso fare una domanda ai bambini? Certo, certamente. Sono preparatissimi? Sono preparati. E allora facciamo una domanda ai bambini. Bambini, come va? Tutto bene? Sì! Io adesso vi faccio una domanda, mi dovete rispondere tutti in coro, siete d'accordo? Mi raccomando, chi non risponde niente regalo perché qua c'è Babbo Natale. Quindi, mi raccomando, la domanda è questa. Sei calabrese, se... Salutate. Amici, da Cerenzia è tutto. Alvin Tripodi, Benike Moro, sei calabrese, se alla prossima puntata. Saluta. Profumo mari, che bagni me pedi. Tinto cori, mi scurri in te vini, puluri d'ossuli, che catto mi fa, come un bergamotto, sapuri mi dà, né autunno né inverno, solo primavera, un mare di vera.
mattina a sera, di volte e di giri, è su Luca Labbra.